di cibo è un progetto di rete cittadino per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale nel territorio del Comune di Genova, che intende realizzare una piattaforma integrata di tutti i progetti e delle azioni esistenti, allargandone quanto possibile il campo di azione sul territorio cittadino. L'obiettivo del progetto è semplice e ambizioso allo stesso tempo: mettere in rete le associazioni legate alla lotta allo spreco e alla ridistribuzione di cibo in città, offrire loro strumenti innovativi condivisi per migliorare l'efficacia del loro intervento e allo stesso tempo aumentare il recupero di eccedenze alimentari. Ci troviamo nella sede della comunità San Benedetto al Porto di Genova, la sede storica. La comunità San Benedetto nasce come comunità di accoglienza. Il recupero di qualsiasi oggetto che potesse avere ancora un uso o un valore permetteva l'esistenza stessa della comunità e delle persone che qua erano accolte. Il tema del cibo è, diciamo, esploso nel 2013 con il progetto CREA, quando abbiamo iniziato l'attività ai mercati generali ortofrutticoli di Bolzaneto, dove non c'era nessuna attività di recupero. Questo progetto cuba qualcosa come 100 tonnellate all'anno di frutta e verdura recuperata. Questo è stato un po' l'input che ci ha permesso nel 2017 di provare a pensare in grande a un progetto di città a spreco zero, quindi una piattaforma, ma soprattutto un insieme di relazioni che potesse connettere le realtà che nel territorio si occupavano di recupero di eccedenze alimentari e distribuzione alle fasce fragili. La logica è sempre quella della comunità, cioè insieme si va più lontani. Ricibo nasce come un accordo di rete promosso dal Comune di Genova. Ricibo è vero che è una rete, Ricibo è una comunità, ma Ricibo è anche un progetto ed è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Carige. In questo senso noi, Comunità San Benedetto, siamo i capofila di questo progetto, ma i partner del progetto sono sette, che sono i sette fondatori che hanno comunque raccolto l'istanza del comune e hanno costituito il corpo centrale dell'accordo Ricibo, che poi è stato sottoscritto da quasi 50 altre associazioni nel territorio. Noi calcoliamo che circa 10.000 tonnellate all'anno a Genova vadano sprecate. Noi teniamo conto che forse 4.000 tonnellate potrebbero essere quelle veramente edibili. Ricibo raccoglie circa 180 tonnellate di prodotto fresco e di altissima qualità. Le prime attività sono state di studio, quindi mappatura delle associazioni, raccolta di bolle dati rispetto a quanto veniva recuperato dalle singole associazioni nei territori, perché poi il tema è che la piccola associazione magari raccoglie poco, ma se io metto insieme 300 associazioni di una città, vediamo che l'impatto è veramente importante. Questa conoscenza serve per due cose. Il primo è creare un senso di identità delle associazioni, degli enti rispetto a questo tema e fare rendere conto che sono dentro una rete che funziona e che può funzionare ancora meglio nel momento in cui si riconosce. Quello che è successo e che noi volevamo che accadesse è che queste associazioni iniziassero a conoscersi, a collaborare, a creare reti dentro le reti, soprattutto poi anche a costruire un senso di identità. Per me Ricibo è una comunità, cioè è un gruppo di persone che si riconosce all'interno di una matrice identitaria e un obiettivo che è comune. Noi abbiamo una chat di WhatsApp che usiamo per scambiare le eccedenze tra le associazioni, non esisteva prima, e cuba tonnellate e tonnellate di cibo. Non poteva essere costruito senza una conoscenza reciproca tra gli attori. Così come l'applicazione che usiamo, Bring the Food, è un'applicazione sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, che facilita al massimo i processi di donazione tra le aziende e le associazioni. È un'app che necessita della costruzione di rete a monte, quindi io so chi è il donatore, in che quartiere dona, so che associazioni ci sono lì, in che giorni hanno la distribuzione, quindi io posso fare matching puntuale nel momento in cui mi chiama qualcuno per dire: sono il panificio della zona X, voglio donare.
sistema Recibo sta maturando, vuole non solo recuperare lo spreco, ma vuole far sì che lo spreco non si generi alle origini, quindi diventa un progetto, un processo sistemico, come si suol dire. Risolvere la contraddizione del cibo significa parlare con tutti i pezzi di amministrazione che hanno una rilevanza in questo. Il mondo della scuola rispetto alla prevenzione dello spreco all'interno della scuola, il tema dell'educazione. Quando noi parliamo di food policy intendiamo questo, non intendiamo un'azione che incide solo a un livello di questo problema complesso, ma azioni trasversali che incidono trasversalmente in tutto questo ambito di azione e di complessità. Noi vogliamo il Ministero del Cibo, cioè per noi il cibo è un tema che ha bisogno di un approccio integrato e strategie complesse, perché è un problema complesso. L'Italia che cambia è un'Italia fatta di persone che non considerano le loro azioni, i loro progetti, le loro idee come indissolubili, assolute, ma sono in grado di farle dialogare con un contesto. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.